Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Shadda51 e questo è l'ennesimo video che non ho voglia di registrare. Il motivo di questo video si articola in tre ulteriori motivi per cui sto pensando seriamente di chiudere il canale. Allora, il primo motivo è sicuramente il video che ho pubblicato 2 settimane fa e la reazione delle persone che lo hanno visto. Tante persone hanno capito il significato del video, le mie motivazioni, eccetera, l'argomento del video, il linguaggio del video. Ci sono state alcune persone che il video non l'hanno capito. Ci sono stati innumerevoli fraintendimenti e queste persone qui, invece di, non lo so, creare un dialogo costruttivo e capire quale fosse la situazione, hanno pensato bene di prendere la tastiera e fare la cosa più semplice ma allo stesso tempo sbagliata, cioè iniziare a scrivere commenti stupidi. E il video è chiuso al pubblico adesso, non perché io abbia paura degli haters o stupidaggini simili, perché comunque sono persone che non conosco, sono persone che non mi conoscono, perché dovrei avere paura del giudizio di una persona che non può capirmi se non tramite le informazioni che trova su di me su internet. Quindi capisco che sia facile fraintendere, sebbene il mio canale sia difficile da fraintendere. Sebbene non sia quello il motivo, è una cosa che mi ha portato a ragionare e sono arrivato al secondo motivo per cui potrei pensare bene di chiudere il canale. Il secondo motivo è semplicemente il fatto che quel video lì ha fatto 100 visualizzazioni in un giorno. Non mi è mai capitato di fare così tante visualizzazioni con un video solo in così poco tempo e ho riflettuto parecchio su questo aspetto. È triste che la gente non vada a visualizzare contenuti fatti bene, con un significato ed esposti in maniera corretta, ma a quanto pare la gente preferisce guardare dissing su internet e guardare tutti questi altri aspetti stupidi che la gente condivide sulle varie piattaforme. E non capisco veramente il senso di questa scelta, quando uno ha la possibilità di guardare tanti contenuti migliori e tanti contenuti più significativi. Nascosto in questo motivo qui, c'è anche il motivo per cui il mio canale fa poche visualizzazioni. Cioè il fatto che la gente apre YouTube per guardare uomini e donne, non lo fanno per ampliare le proprie conoscenze o comunque per ragioni di intrattenimento o cose simili. Un video ti può far sognare, ti può insegnare un concetto. Per quanto bella questa cosa possa essere, non la vedrà mai nessuno se non fai visualizzazioni. E questo potrebbe essere un motivo per cui vorrei chiudere il canale. Il terzo motivo è semplicemente il fatto che in questo determinato momento storico, data di pubblicazione di questo video, mi trovo impossibilitato a seguire il canale. Nel senso che, come molti di voi sapranno, è uno sforzo non indifferente andare lì, registrare, fotografare, montare, esportare, pubblicare. È a tutti gli effetti un lavoro, soprattutto se si cerca di pubblicare contenuti fatti bene come cerco di farlo io. Io mi trovo nella situazione per cui non posso garantire un video ogni domenica e questa è un'altra cosa abbastanza triste. Arriverà un video update in cui vi farò capire perché mi prendo questa pausa. Come molti di voi avranno già capito, ho detto pausa, non ho detto che chiudo il canale. E il motivo di questo titolone clickbait è solo quello di fare più visualizzazioni. Il canale non lo chiudo per il semplice motivo che da persona determinata quale sono e da persona che un po' se ne frega di quello che pensano gli altri, io i video continuerò a farli e continuerò a pubblicarli. Mi dispiace
ho deluso tutte quelle persone che in questo momento stanno provando quel prurito proprio sul deretano, sulla superficie del deretano, mannaggia. E mi dispiace per loro perché le ho deluse, il canale non si chiude e io i video continuo a farli. Ci sarà il video in cui vi aggiornerò sulla situazione, vi farò capire che cosa succederà, ma questo è un video principalmente per informarvi che sarò abbastanza discontinuo nei ritmi di pubblicazione, proprio a causa di questi eventi che stanno per succedere, che vi spiegherò nel video successivo. Mi dispiace di aver deluso tutte le persone a cui rode il culo che volevano vedermi chiudere il canale. Il mondo reale è diverso da quello che vedi attraverso lo schermo. Però c'è una grossa differenza tra chi cerca di fornirti una visione del mondo distorta attraverso uno schermo e chi semplicemente cerca di intrattenerti. Avete sicuramente capito che mi allontanerò da YouTube per un po', ma questo è un arrivederci, non è un addio. Non ho paura di nessuno, non ho paura dell'odio di persone che non conosco, che scelgono la via più semplice, cioè scrivere insulti su una tastiera, piuttosto che capire quale sia la realtà delle cose. Io sono Shadda51 e ci vediamo al prossimo video che uscirà non so quando. Come sempre io continuo a voler bene al mio pubblico. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, mettete mi piace, commentate scrivendo Pietro Smusi, commentate scrivendo quello che vi pare. Noi ci vediamo al prossimo video. Madonna.